Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Se avete tanti soldi e magari abitate a Night City nel fantastico mondo di Cyberpunk 2077, avete la possibilità di stipulare una polizza assicurativa sulla vita molto particolare. Potrete farlo infatti stipulando questa polizza con il Trauma Team. Il Trauma Team è un corpo privato della polizia di Night City che permette ai suoi assicurati, nel caso in cui stiano per morire, che i loro parametri vitali siano in crisi, il Trauma Team arriva, preleva l'assicurato, lo trasporta in un luogo sicuro e viene curato con delle tecniche mediche all'avanguardia. Ma per capire meglio come opera il Trauma Team, guardate questo video. Place the patient on the ground. Place the patient on the stretcher. It's the patient. Five steps back. Now. TT-133 to control. Patient NC-570442 secured. Stimulants being administered. 70 milligrams dopamine. 110 norepinephrine. 800 fibrinogen. Visto che roba? Ebbene ragazzi, in Cyberpunk 2077, girovagando per Night City, è possibile trovare delle sale giochi con dei veri cabinati arcade. Uno dei giochi di questi cabinati è proprio Trauma Drama. Di cosa parla Trauma Drama? È una parodia del lavoro del Trauma Team che si vede nel videogioco di Cyberpunk 2077. È un platform shoot 'em up a scorrimento orizzontale che ci vede protagonisti nell'impersonare un membro del Trauma Team che deve ripulire i livelli dai nemici e salvare tutti i propri assicurati. Ci saranno varie minacce, tipo i cyber psicopatici, droni, robot, elicotteri. Ci sono molti livelli, bisognerà concluderli cercando appunto di recuperare più assicurati possibili e ci saranno dei boss di fine livello. Il gioco, ragazzi, è piuttosto difficilino, ci ho impiegato molto per riuscire a finirlo con un credito, ma soprattutto la cosa importante è quella di arrivare primi in classifica con il punteggio alla fine del gioco. Questo dovrebbe sbloccare qualcosa di interessante, ma bando alle ciance, occhio al mio gameplay. Eccoci qui ragazzi, pronti a partire. Allora, questo è il cabinato che si trova nel gioco, nelle sale giochi. Aspetta, com'è che non riesco? Ok. Quindi inseriamo il creditino ragazzi e partiamo. Trauma Drama. Ok. Stage 1, partiamo ragazzi. Allora, quelli che salutano sono i nostri clienti da recuperare. Arriva, come avete visto nel video prima, in maniera molto più stilizzata e veloce, il Trauma Team che preleva il tipo. Ok. E ci dà delle armi. Io preferisco usare un'arma sola. Potremmo portarne 3 almeno, però alla fine l'arma migliore secondo me è il laser, che trapassa i nemici e quindi li ammazza. I droni poi ci danno delle ulteriori power up, tipo il drone che lancia missili sopra la capoccia. Questo è il potenziamento del laser, ragazzi, che fa un laser perenne che frigge qualunque cosa. Ok. Non è necessario salvare tutti i nostri clienti, si può anche andare avanti senza salvarli, però chiaramente ci servono i punti, come vi dicevo, per arrivare alla fine del gioco con la maggior parte dei punti possibili per cercare di arrivare primi nella classifica, che dovrebbe sbloccare un qualcosa a livello del gioco appunto principale. Ok, ora ci stanno sti cazzo di elicotteri. Abbiamo l'energia in alto a sinistra, abbiamo 4 tacche, 4 icone del Trauma Team. Una volta che ci colpiscono 4 volte crepiamo. Vai col laser potenziato, vai. Però i droni ogni tanto ci lasciano un blocco d'energia
per poter appunto rimpinguare quella eventualmente persa. Purtroppo non possiamo andare sopra le 4 unità d'energia e quindi se ne prendiamo una non è che andiamo a 5. Ok. Aspetta. Ecco, questo è molto utile, il drone che mi crea la barriera attorno per un po' di tempo, siamo invincibili. Anche questa non è male, questo mitragliatore. Però il laser, ragazzi, non ce n'è per nessuno, eh. Ok. Sono 3 stage composti da 6 mini stage, cioè 3 livelli appunto composti da 6 stage. Quindi 18 livelli praticamente. Le ambientazioni, naturalmente, Westbrook, sono tutti gli ambienti, i quartieri di Night City. Ecco, questo tipo di livello qua lo odio, perché non si avanza, ma si deve semplicemente rimanere fermi e distruggere tutto quello che arriva cercando di non farsi ammazzare. Cazzo. Porca puttana. Che casino, cazzo! Vabbè. Man mano che mi ciulano l'energia, vado a prendermi l'eventuale bonus energia sbloccato dopo aver buttato giù un drone. Mamma mia. Dai, dai, abbiamo finito? Vai. Vai che ci prelevano. Guerra aperta, insomma, contro il crimine per salvare i clienti. Fantastico. Ecco, questo è un livello un po' atipico. Ce n'è solo un altro così, se non ricordo male. Dove che invece di procedere da sinistra a destra si va proprio su. Anche il missile automatico non è male, questo qua. Però il mitraglione, questo qua è veramente figo, eh. In assenza del laser si può fare, insomma. È il laser, però, ragazzi. Col laser diciamo la nostra. No, ridammi il laser, voilà. Bello del missile, del lanciamissili, è che mira esattamente i nemici. Il problema è che spara 4-5 colpi alla volta, dopodiché ci impiega un po' a ricaricare. Quindi se abbiamo dei nemici vicini, sono cazzi. Per quello preferisco il laser. Però la precisione del lanciamissili è letale, perché è proprio un missile a ricerca. Vabbè, ormai abbiamo finito, vai. Musica molto ansiogena. Ok, questo è l'ultimo livello del quartiere Westbrook, dopodiché abbiamo il boss. Questo sarebbe il fucile a pompa dal rumore che fa e spara un colpo triplo. Anche qui però, come di prassi nella ricarica del fucile a pompa, è un po' lenta, quindi spara un colpo ma non a ripetizione, anche se è piuttosto devastante. Vai col missilone. Merda, la bomba. Yo.
Oh, qui ci stanno anche le piattaforme che cadono. Arca puttana, che cadono, quindi bisogna stare attenti, eh. Vai, 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 vai. Oh, adesso li friggiamo, sti stronzi. È devastante il laser, ragazzi. Ce n'è per nessuno col laser. Merda. Vai, livello finito. Ora abbiamo il boss, ragazzi. I boss non sono complicatissimi, però, bisogna stare molto attenti, ragazzi. Se ci si sconcentra, sono dolori. Ok, ultimo livello di Westbrook. Vai. Ora ci abbiamo uno stronzo che corre da una parte all'altra e poi ci dà delle spadate. Cala. Efficiente. Ok. Col laser dritto glielo chiamo il culo. Ok, adesso viene a destra, lo saltiamo. Cazzo. Dai. Madonna, c'ho solo due attacchi d'energia, ragazzi. Ok, ora lo saltiamo e la prossima si ferma più o meno in centro alla piattaforma. Mamma, quanto me le sono studiate ste robe, ragazzi. E dammi il drone qua. L'energia, vai! Ci sarebbe la tipa da salvare, ragazzi, ma non mi fido perché il tipo arriva troppo velocemente da quella parte là. Dai, vai. Comunque i boss sono pieni di energia, cazzo. Qualunque arma usi, ci vuole un'ora per buttarli giù. Vai. Merda puttana. Vai. Primo boss fatto, ragazzi. Secondo blocco di livelli, quindi sono 6 stage più il boss, quindi 21 livelli, ragazzi. Ok, Pacifica, altro quartiere, e qui fanno la loro comparsa una specie di facehugger meccanici, che sono piuttosto bastardi. Appena si avvicinano bisogna mettersi giù, altrimenti ti saltano addosso proprio come fosse un facehugger di Alien. Eccoli. Stata facile da uccidere. Vai. Aspetta, 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 aspetta. Vai, 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 potenza il laser. Bisogna anche capire bene in che ordine andare a salvare i clienti, perché alcuni clienti sono in piattaforme alte che se vai troppo avanti non c'hai più appigli per salire, e non si può tornare indietro. Mi devo valutare bene la cosa. Ok. Ah, pure le mine mettono giù adesso, cazzo. Anche sti nemici con le asce sono nuovi. No, cazzo. Bello che il missile ricerca, se sbaglia la traiettoria, torna indietro e va a cuccarlo.
Madonna che bordello, ragazzi. Ecco lì, vedi? Bisogna andare a salvare quello prima qua sopra. Perché poi non puoi più tornare su, eh? E poi eventualmente, anzi, sicuramente si va giù. Vai. Laser potenziato. Oh! Madonna, questo è un livello... Ah, porca puttana. Questo è un livello da massacro. Ce ne sta uno per ogni blocco di livelli. Quindi si rimane fermi e si butta giù qualunque cosa. Questi sono livelli, ragazzi, che si rischia di crepare, perché è veramente frenetica l'azione. No, il fucile a pompa è troppo lento nello sparare. Meglio l'arma basica piuttosto. Madonna, ragazzi, è ancora finita. Vai, smart bomb, la gira smart bomb. Energia. Vai. Dai, vi ha rischiato un po' qua. Ha rischiato un po'. Assomiglia molto ad Undown sto gioco. Ma mamma mia, vedi che saltano sti stronze. Ah, occhio alla bomba. Ah, ci stanno anche sti droni enormi adesso, in sti livelli qua. Che tipo un po' ti puntano, vai. E cazzo. E ti lanciano un missile appena sono in linea di tiro. Però col laser li buttiamo giù prima. No, che cazzo! Merda, mi stavo dimenticando di quello. Dai. Vai. Ma che cazzo ho preso? Ridammi il laser, carca puttana. Vai. Fa impazzire sto gioco, ragazzi, è molto frenetico, eh. Ok. Cazzo. Vabbè, mi sa che ho perso quella, ragazzi. Cazzo, ne ho perso una. Anche due forse ne ho persi, eh. Vai.
puttana. Vai, 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 l'energia, vai, 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 vai. Il pompa è lento, però è piuttosto potente come arma, eh. Cazzo. Occhio, perché se cadi giù dalla piattaforma, non muori, ma ti levano un cubo di... cazzo, un cubo d'energia e ti rimandano su. Beh, insomma, è una bella roba, perché pensavo che cadendo giù crepassi direttamente, invece no, sono un po' magnanimi. Ecco, vedi, qui per esempio ne ho già 4, non posso andare a 5 d'energia. Ecco, ci andiamo adesso. Vai col 4. Dai. Non so se abbiamo il boss adesso. Sì. Mamma mia, ragazzi, questo è un boss odioso. Odioso, odioso, cazzo. Veramente una merda. È uno che salta da una parte all'altra e ti tira giù i calcinacci dall'impalcature sopra. Cazzo. Allora, bisogna evitare sta merda che cade. Evitare lui. Dai. Cazzo. Eppure le bombe spara sto pezzo di stronzo. Lì ci sarebbe l'energia, ma quasi quasi la salto, sperando che non ne debba fare uso, ma... guarda che roba, cazzo. No, merda, cazzo! Un altro cubo di... no! Porca puttana, che cazzo hai cambiato? Vabbè, una l'ho presa, ragazzi, per forza. No, cazzo! Ma va a cagare, me le son mangiate tutte e due. Perché non è che salta molto in lungo sto tipo qua. Piano, cazzo. Ancora, cazzo. È bello che mi è vicinissimo. Non posso manco andare tanto avanti schivando sta roba. Dammi il drone che mi ripara. Mamma mia, hanno non so quanta barra d'energia abbiano sti boss, eh. Dai. No, cazzo! Tre volte fai il salto. Ragazzi, non muore. No! Mamma mia, mi stava per colpire. Sì, gli attacchi sono ripetitivi, ovviamente, se ti concentri. Grossi problemi ce ne sono, ma è un attimo sbagliare che ti fottono, eh. Ragazzi, non crepa, porca puttana. Eccala là! Madonna, c'ho solo due barre, due icone d'energia, ragazzi. Dai, ma crepa adesso, però, madonna. Dai. Non muore, ragazzi, incredibile, porca puttana! Ma
Mamma mia, se sparasse a ripetizione questo, eh. Dai, porca troia! Siamo all'ultimo blocco di livelli, ragazzi. Siamo nelle Badlands, da dove ho iniziato a giocare a Cyberpunk, l'ambientazione iniziale, diciamo, il background. Eccole qua. Tutto è iniziato da qua. Dai. Paradossalmente, ragazzi, il boss finale di questo livello, quindi il boss finale del gioco, è di una facilità quasi disarmante, incredibile. Non so come mai abbiano fatto un boss così facile. Forse perché avranno pensato, sai che due palle che si sono fatti queste ad arrivare fin qua, almeno li aiutiamo. Quasi fucilazzo a pompa, però potenziato, perché se lo prendi due volte spara 5 colpi invece di 3, e quindi c'è una rosa più ampia. Non è male quando è potenziato. Quando non è potenziato, insomma. Lì forse il ponte cade, occhio. Infatti, vedi che si è rotto. Il fatto che abbia messo la Badland come ultimo stage è plausibile. Il fatto che è perché ho scelto il profilo nomade come inizio gioco, potrebbe anche essere quello. Se qualcuno ha giocato con un background diverso all'inizio del gioco, magari me lo scriva qui, se per caso i livelli cambiano in base al background iniziale scelto. Cazzo! Vi ricordo, qui sul canale trovate le prime 13 puntate live su Cyberpunk 2077 che stiamo giocando in questo periodo. Dai. Merda! Come faccio a saltarli? Vabbè, ragazzi. Mamma mia. Stavo per cadere giù per schivare l'arma che non mi piace. Aspetta, andiamo a prendere questa. Intanto abbiamo 320.000 punti, ragazzi. Il primo in classifica ne ha 443. Quindi bisogna cercare di fare più punti possibile. Dai, cazzo. Merda, che peccato. Ah, ce l'ho fatta, cazzo. Era per non buttare via un cubo di energia piano. No, cazzo.
Dai, guarda sto schizzetto che non riesco a prendere, porca puttana, vai. Fine livello? Vai. Mamma mia. È lunghissimo posto gioco. Ah cazzo, questo è il solito livello di devastazione pura, cazzarola. Potevate mica danno un laser, porca puttana. Guarda che cazzo c'hanno questo. Vai. No, non hanno un cazzo di spari buoni. Facciamo andare bene questo, vai. Beh, finché abbiamo l'invulnerabilità va tutto bene. Ma pure una vita avremo là. Beh, aspettiamo. Guarda che circo, cazzo. Dammi, dammi, dammi. Porco due. Madonna ragazzi, sto impazzendo. Un altro cazzo. No, boia lana. Vai. È finita. Siamo quasi alla fine ragazzi. Ecco, questo è un altro livello, il secondo in tutto il gioco, dove non si va da sinistra a destra, ma cazzo si va da, in questo caso, da su a giù. Dai merda. Allora qui va bene questo tipo di sparo secondo me, oppure al massimo il missile a ricerca. Il laser secondo me non va bene su sto livello qua. Occhio alle mine. Occhio al drone. Vai. Casino ragazzi. Dai. Siamo alla fine, mi sa. Vai. Siamo al penultimo livello, credo. No, cazzo! Vabbè, prendiamo questo. Ho perso la S però.
L'importante era fare punti con questo qua da prendere sotto qui. Da. No, cazzo, se ho premuto il pause per sbaglio. Non sono riuscito a buttarlo giù, cazzo. Siamo a 410.000, ragazzi. Forse battiamo il record, eh. Così vedremo cosa succede. No, porca troia. Dai. Deve essere l'ultimo, mi sa. Credo di sì. Credo possa essere l'ultimo livello. No, aspetta. Questo è il livello di devastazione prima. Porca puttana. Ah no, no, è il boss di fine livello questo, eh. Eccolo qua. Allora, il boss di fine livello è sto corazzato qua, che è una cazzata praticamente. Allora, basta stare qui giù e schivare questi colpi circolari rossi. E per il resto è una cazzata, perché quei missili che adesso lui sta lanciando per aria non ti colpiscono, perché se stai qua giù non ti colpiscono. Quindi l'unica roba da fare è evitare quei colpi, quelle bombe rosse che tira tra poco. Eccole là. Solo che c'ha un'energia quasi infinita, porca puttana. Devo stare qua 10 minuti solo per buttare giusto stronzo. Dai, cazzo. E più c'è anche l'elicottero. Il lanciamissili è l'arma più indicata per fare sto boss, perché va a beccare un po' uno un po' l'altro. Lì lo perdo, mi sa il... vabbè. Intanto sparisce dallo schermo e ritorna, non ho capito. Dai. Stiamo calmi, ragazzi, perché siamo vicini all'obiettivo. 426.000. Dobbiamo superare i 4,40. I 4,40, mi pare. Aspetta, aspetta, vai. Ragazzi, non crepa sto qua, eh. È 4,30, ragazzi, madonna, speriamo di superare i 4,40. E questo non crepa, ragazzi. Dai. Perché altri spari, anche questo non lo becchi, dovresti stargli davanti e rischi che ti incula quei missili. Meglio avere i missili, guarda. Madonna, ragazzi. Ma non muore, porca puttana.
Dai, cazzo! È morto, mi sa, è morto. E vai, porca vacca, vai, cazzo, l'abbiamo finito. 4.51, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, porca puttana. Dai, che abbiamo sia finito il gioco che essere primi in classifica. Vediamo che cazzo sblocca adesso il gioco. Vai, sì, 4.51, 9.40, V, che è il mio personaggio. Madonna, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ora deve succedere qualcosa per forza. Ah! Porca troia, mi fa ripartire. Vabbè, non mi interessa. Ci facciamo ammazzare, dai. Ci facciamo ammazzare, ma dobbiamo uscire dal gioco per capire cosa succede quando smettiamo di giocare col cabinato. Qualcosa deve succedere per forza. Vai. No, porca puttana, ho continuato. Ma che cazzo. Dai, ammazzami, porca troia, dai. Non si può uscire. Aspetta che non voglio far cazzate, però, eh. Aspetto che mi ammazzino. Andiamo a fare qualche cazzata. Ho avuto questa sfacchinata. Perfetto, dai. Allora, finiamo il tempo. 4.51, 9.40. Vai. Ora usciamo dal cabinato. Sì, ma mi sblocca qualcosa. La reputazione, ok. Congratulazioni concorrenti. Un SMS. Congratulazioni concorrenti. Pensi di avere qua. Accedi. No, non ci posso credere, ragazzi. Possiamo accedere al portale del Trauma Team su internet, qua del gioco, e ci fanno diventare membri. Quindi potremo fare delle missioni col Trauma Team, probabilmente. No, incredibile, ragazzi. Sto gioco mi sconvolge ogni giorno di più. Madonna, non vedo l'ora. Ecco cosa sbloccava. Sblocca gli incarichi, secondo me, del Trauma Team a cui potremo prendere parte. Fantastico, ragazzi. Fantastico. Che vi devo dire, ragazzi, grazie a tutti per avermi seguito fino a qua, mettete un mi piace al video, condividetelo sui social, iscrivetevi al canale, è stata un'altra grande sfaticata, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, alla prossima live, ciao ciao.